Paolo? Sì. Ok. Buongiorno mister. Buongiorno a voi. Allora, da un lato l'insidia di una partita che è sempre particolare, un derby tra due messinesi, dall'altra l'inattività, diciamo la partita che manca da 21 giorni, avete fatto dei carichi di lavoro, però sempre il pallone, la partita manca da 21 giorni al Messina. E quindi ci sono le verifiche, è chiaro, manca la gara, manca il ritmo, manca la partita, però abbiamo provato ad allenarci con impegno, con serietà, quindi quello che abbiamo potuto fare anche compatibilmente con il tempo che abbiamo incontrato, abbiamo cercato di farlo nel miglior modo possibile. Ora c'è la prova verità che è la partita importante, in funzione anche di una particolarità che è dettata sempre da questo campanilismo, che però mentre qua c'è storia, dall'altro lato, pur rispettando quello che è stato il loro passato e sicuramente quello che è il loro presente, cioè la storia è Messina, quindi punto. Che motivazioni hai provato a dare alla squadra in queste ultime partite di campionato, al di là del fascino del derby? Ma le motivazioni bisogna che ce le troviamo da sole, sono le motivazioni di essere sotto contratto con Messina fino a giugno, anche se il campionato finisce il 6 maggio, e che ognuno si gioca una fetta di riconferma, che ognuno si gioca un guadagno del domani, una possibilità di andare a divertirsi guadagnando in altri posti o a Messina. Quindi non c'è motivo di pensare che uno possa mollare in funzione di quello che è la classifica. Noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere e con grande rispetto del nostro lavoro, con grande passione, con grande dedizione, e ci abbiamo provato fino in fondo. È chiaro che non siamo felicissimi, però su quello che abbiamo potuto fare forse abbiamo indubbiamente qualche rimpianto, ma non eccessivamente, perché poi se andiamo ad analizzare tutto ciò che stanno facendo gli altri, io penso che stanno veramente facendo qualcosa di straordinario, perché le prime cinque non hanno perso mai, quindi viaggiano a ritmi vertiginosi, e pur contando che ti possono mancare 8 punti, saremo sempre dietro, parlo nel girone di ritorno. Ma detto questo, voglio dire, noi abbiamo l'obbligo morale, l'intelligenza nostra interiore, quella sorta di grande dedizione e professionalità che deve contraddistinguere il risultato sportivo dal campo, perché questa maglietta, ribadisco, ha un sapore speciale, questa piazza ha un sapore speciale, la professionalità ha un sapore speciale, perché per chi fa questo lavoro deve essere serio fino in fondo. Noi saremo giudici del campionato di qualcuno e non tollero minimamente che qualcuno possa pensare di cedere in funzione di quello che è ormai il percorso del risultato sportivo, assolutamente. Ribadisco ancora una volta che ci giochiamo tanto e tutto, quindi per me è doveroso pensare che dobbiamo cercare di essere seri fino al 6 maggio. Quanto cambia, se cambia, il gioco della squadra senza la presenza di Yeboah in attacco? Cambia, purtroppo cambia, ma abbiamo questa perdita di questo piccolo grande uomo. Io ho avuto il piacere di allenarlo e soprattutto il piacere di condividere un percorso con lui importante. E devo dire che è una perdita umana veramente forte, al di là delle qualità sue da giocatore, e che purtroppo, ahimè, non possiamo fare a meno di dargli questa possibilità di andare a trovare il papà che non sta bene e che parte, è già partito e non sappiamo neanche più se ritorna. Quindi la perdita è grande sotto l'aspetto, per me è umano, che conta ancora di più dal lato sportivo, ma che calcisticamente ci manca qualcosa e fuori discussione. Dobbiamo rivedere qualcosa, ma abbiamo ragazzi in gamba, ragazzi seri, ragazzi pronti a dare tutto quello che hanno dentro, e quindi io sono, non dico felice di avere questa opportunità di girare ancora qualche cosa, ma sicuramente non mi fa star male,
anche se ribadisco la perdita è grande come atleta e come uomo. Vediamo quello che succederà domani nel girare questi giocatori. Poi sull'avversario, quanto vi sorprende l'Igea Virtus la sola in classifica, ancora in corsa per la promozione? Non mi sorprende, stanno portando avanti un lavoro che già da parecchio tempo, anche se là dentro c'è qualcuno che ha la prosopopea di aver inventato il calcio, quindi, e non parlo del tecnico sicuramente, ma di quelli che sono preposti a fare squadra. Sembra che il Signore li abbia toccato nella testa e l'abbia messo nelle condizioni di dire ora il calcio siamo noi, ma è una ruota, deve sapere questo. E non si può permettere minimamente di poter dire che noi non abbiamo fatto cose belle. Forse l'eleganza non sta dalla parte sua, quello è fuori discussione. Al di là dei meriti che hanno sportivamente, perché da 2 anni stanno facendo delle cose importanti, delle cose che si toccano con mano, che c'è del lavoro da parte dell'allenatore, che c'è del lavoro anche dalla parte della società, ma la presunzione non ha gloria, quindi... Questo mi ha disturbato molto, perché bisogna sapere stare al proprio posto e bisogna anche sapere centellinare le parole al momento giusto, in considerazione di questa, proprio perché questa è una partita particolare. Quindi la chiudo qua e va bene così. Vorrei dare un'occhiatina all'immediato futuro. Ci sono state delle dichiarazioni del presidente Sciotto in questi giorni a più riprese, poi anche una tua frenata, ecco. In questo contesto, qual è la situazione allo stato degli atti, visto che adesso tu, rivolgendoti ai tifosi, puoi chiarire effettivamente se c'è un inizio di dialogo e di confronto concreto, se c'è stato un incontro, qualcosa di più o di meno, per quanto concerne la tua riconferma, il progetto nuovo per la prossima stagione, al di là del ripescaggio? Ma guarda, con una semplice onestà mia intellettuale che mi contraddistingue, perché voi lo sapete, io non dico bugie, quindi non ho motivo assolutamente di andare a dire 2x4 perché non mi appartiene. Il presidente, ci siamo visti mercoledì, ha già buttato una prima pietra, ci siamo incontrati, ma è stato un primo incontro, ne faremo tanti altri. Ha la volontà di volere fare qualche cosa di importante, ma siamo qua intanto noi a poter cercare di concentrarci su questa partita, poi sulla prossima, e quando lui sarà convinto di avere fatto tutto quello che c'è da fare per fare una grande società, una grande organizzazione strutturale, un qualcosa di importante, se il matrimonio può essere fattibile, lo rifacciamo, sportivo parlo. Se il matrimonio non è fattibile, lui andrà per la sua strada e io andrò per la mia strada. Io alla gente di cui sono legatissimo e che mi manifestano sempre attenzione, affetto, amore, calore, non oso prendere il giro, né tantomeno è a mia abitudine. Se il presidente è contento, e io sarò contento di tutto ciò che faremo nel proseguo, viaggeremo ancora insieme. Se ci sono delle cose che non quadrano né a me e probabilmente neanche a lui, farà una sua scelta, io ne farò una mia. A malincuore, perché Messina a me è una parte importante della mia vita professionale. Senti, dalla tua espressione, sono stato esaudiente. Vorrei, se possibile, sapere, ma questo incontro di mercoledì è stato casuale, chiesto da lui, dal presidente o dall'allenatore? Ma noi ci incontriamo almeno una volta a settimana, parliamo di tutto, abbiamo parlato del caso Yeboah, della partita che hanno trasferito al giorno, inizialmente era l'11 quella col Palazzolo, o meglio era il 4, avevamo pensato di portarla all'11, come al solito ce l'hanno bocciata, va bene, quindi rigiochiamo noi il 4. Questo ufficiale non fino a questo momento, ufficiale è questo il comunicato per ora, quindi al di là di tutto questo, di quello che abbiamo parlato, poi abbiamo parlato anche di una situazione futura che comunque in realtà, non è ancora, abbiamo incominciato a parlare. Mercoledì è il primo vero incontro, cioè vi siete parlati per la prima volta effettivamente? No, avevamo parlato anche qualche altra volta, mercoledì siamo andati un po' più a fondo, ma ancora siamo lontani nel chiarire tutto quello che c'è da chiarire in funzione della prossima stagione. Hai ricavato da questa, cioè, dal presidente, dalle parole, dalla sua risposta? Sai, io
ribadisco, le parole sono parole, i fatti poi rimangono fatti. Noi dobbiamo metterci nelle condizioni, se viaggeremo ancora insieme, se saremo felici tutte e due, di mettere nero su bianco su quello che è tutto quello che potrebbe essere la stagione 2018-2019. Tutto a partire dallo stadio celeste, a partire dall'aggiustare l'organigramma, a partire da aggiustare staff medico, fisioterapia, magazzino, tutto. Io non mi piace lavorare con grande dedizione, con un professionale, e poi mi prenderò le responsabilità del caso, che è quella del fare l'allenatore, per cercare di competere a vincere qualcosa col Messina. Ma ci vogliono solo certezze.